Dottor Franco Boldrini, il gruppo Self-Help riprende in questo periodo che deriva dal lockdown e dall'emergenza Covid. Che impatto ha avuto questo sulle famiglie e come questo si riflette anche sulle difficoltà che già sono di molti uomini e padri separati? Prima di tutto le famiglie che già erano in conflitto, obbligate a stare 3 mesi a contatto continuo, invece di arrivare a comprendersi e darsi una mano, hanno litigato in continuazione ed molte sono poi esplose, non sul momento perché lo sapevano dove andare, molte di loro, e appena finito. E quindi si sono rivolte a noi spesso persone a chiedere un parere. Di come comportarsi, eccetera, ma chiaramente in molti casi il rapporto era finito e quindi il conflitto prevaleva. Rimaneva il problema e rimane a tutt'oggi il rapporto con i figli. Chi non aveva dei genitori non sa, quindi i nonni, che sono estremamente importanti, non sa assolutamente come fare anche adesso, anche perché molti hanno perso il posto di lavoro e quindi non ci sono capacità di poter mantenere i figli stessi. E quello che avverrà poi prossimamente, quando ci saranno ulteriori evoluzioni sulla crisi economica che già impera ma che continuerà ancora. Il problema degli uomini non lo tratta nessuno, noi cerchiamo di venire incontro e quindi li facciamo incontrare e riprendiamo con il self-help come gli altri anni. Alla Città dei Ragazzi, via Caravaggio, partendo dal 12 di ottobre. Chi ha difficoltà ce lo faccia sapere e venga. Certo, siamo legati alla tematica del Covid, iniziamo, ci vediamo 5 volte, poi se ci fosse un'interruzione riprenderemo dopo, troveremo un modo di sentirci attraverso il cellulare o da altro. Se avete bisogno, noi siamo un gruppo di padri. Pronti a darvi una mano, pronti a permettere col self-help di confrontarvi e fare in modo che vi scambiate le vostre esperienze e attraverso l'esperienza dell'altro possiate imparare ed aiutarvi vicendevolmente. Questo è il nostro compito. Poi troveremo il modo anche di darvi delle indicazioni a chi rivolgervi per poter superare certe difficoltà come le difficoltà quotidiane del mangiare, del dormire e del resto. Chiaramente non è il nostro compito è quello di prendere atto di questa situazione, farvi parlare, confrontare e poi fare in modo che vi possiate aiutare e renderci interpreti presso le autorità del vostro disagio.